Negozi vuoti, vetrine sporche. Passeggiando nella zona della stazione dei treni di Trieste, dove da 30 anni la presenza di negozi cinesi, di oggettistica e abbigliamento è radicata, vediamo che tante attività hanno chiuso i battenti. L'anno della pandemia non ha risparmiato le boutique del centro e neppure questi negozi. Come sta cambiando l'imprenditoria cinese in regione? Secondo i dati di Confcommercio, in regione le imprese individuali cinesi sono diminuite da 1.106 dello scorso anno a 1.100 attuali. Crescono solo a Gorizia e in modo molto relativo, con un saldo di più 9 attività. Diverso è per le imprese più strutturate, come le società di capitale, dove la presenza cinese invece è aumentata. È aumentata non solo in termini di quote societarie, quindi le qualifiche all'interno di queste società, ma anche in termini di cariche, quindi presidenti e vicepresidenti dei consigli di amministrazione, consiglieri e quant'altro. E nonostante l'interscambio import-export quest'anno causa pandemia sia in calo, meno 9,90% di importazioni, meno 3,07% di esportazioni, la Cina resta un mercato importante per la regione. Tra il Friuli Venezia Giulia e la Cina intercorre un interscambio commerciale molto forte. Non solo noi esportiamo molto, ma soprattutto importiamo molto. E quindi le relazioni tra le nostre imprese, chiamiamole anche quelle del Nord-Est, e le imprese della Cina sono molto forti. A Trieste, passeggiando in città, serrande abbassate, negozi chiusi, non si contano. Ma dove l'imprenditoria cinese investe? Stiamo notando che in realtà sono alla ricerca di locali commerciali più grandi e la cosa particolare è non più in locazione, ma anche in acquisto. Approfittano della situazione comunque del settore, che è sicuramente in sofferenza, per andare a fare investimenti a valori indubbiamente più bassi, anche in un'ottica comunque di recupero del mercato immobiliare. Questo è un bene, un male, preoccupa? Ma questo è un bene forse, perché loro scommettono comunque sulla ripresa del mercato e sicuramente fa ben sperare questa cosa.